Una sentenza che riscrive la storia? La soluzione di Marco Cappato e Mina Welby allarga di fatto il margine di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale per il suicidio assistito anche per coloro che non sono attaccati ad una macchina per respirare. Come non lo era Davide Trentini, massese di 53 anni, malato di SLA, deceduto il 13 luglio 2017 in una clinica in Svizzera. Il problema enorme è che per ottenere chiarezza su questo diritto bisogna passare dai tribunali e questa è la responsabilità gravissima del Parlamento italiano che per due volte non ha risposto alla sollecitazione della Corte Costituzionale né da 7 anni ha discusso la legge di iniziativa popolare. La conseguenza di questa mancata risposta è proprio che noi continuiamo a non avere certezza del campo di applicazione del diritto di persone malate di patologie irreversibili e sottoposte a sofferenze insopportabili, di avere la garanzia di poter essere aiutate a morire. Il PM nella sua requisitoria aveva chiesto per i due imputati 3 anni e 4 mesi per istigazione al suicidio. La Corte d'Assise di Massa Carrara ha stabilito però l'assoluzione a Cappato e Welby perché il fatto non sussiste riguardo all'istigazione al suicidio e perché il fatto non costituisce reato riguardo all'aiuto al suicidio. Marco Cappato e Wilmine Schett, Mina Welby, non sono stati condannati perché l'aiuto fornito a Davide Trentini è quell'aiuto che è stato reso legittimo dalla nostra Corte Costituzionale con la sentenza del 2019. È una sentenza importante, farà precedente per tanti malati che in questo momento potrebbero essere stati discriminati perché non erano ancora attaccati a un macchinario, non erano ancora in quella fase ancora più gravosa di sofferenza.